Mi fumo una Chesterfield. Sì. Una Chesterfield. Me l'ho meritata, dai, oggi, dai. Aspetta, voglio inquadrare un po' la luce, però. Aspetta, fammi vedere. Ecco, come gira, sì. Gira. Così. Così va benissimo, sì, sì. Perfetto. Allora, Mario De Solis, Mamoiada, oggi quanto ne abbiamo? Primo giugno. 2 giugno, festa dei lavoratori, ma noi lavoriamo anche il primo. È giornata di tosatura. Eh beh, sì. Quante pecore avete tosate? Ne abbiamo tosato poche oggi perché il clima ancora qua, siamo a 850 metri, il clima è ancora instabile. Mario, prima di parlare di tosatura, comunque parliamo di te. Tu sei famoso come pastore perché sei il primo in Sardegna, forse anche al mondo, che ha fatto adottare le pecore. No, il primo no. Ah, non sei primo. Sono il secondo, però in Barbagia sì. No, in Barbagia ci sono io, ce ne sono in Ma il secondo in Sardegna o al mondo? No, il secondo in Sardegna. C'è anche un altro signore che si chiama, se non mi sbaglio, Efisio Concas. Però lui ha iniziato, è tutta un'altra zona, poi è un altro, credo che sia anche un altro tipo di lavoro, sicuramente con le pecore, però non so le tradizioni che ha lui, come la verità non lo conosco, sicuramente una persona in gamba perché a volte ci sentiamo per computer e roba d'esco. Un collega, è un pastore e giustamente sta in gamba. Questa idea a te quando è venuta e da quando è iniziata questa operazione? Allora, nel 2010 sotto consiglio di un amico, ma per scherzo poi, per scherzo... partito così, io ho le pecore in selezione, quindi una volta al mese ogni pecora viene guardato quanto produce e quindi poi si fa la somma dell'anno ed ero con questo amico che è del controllore, che è quello che mi dell'APA e mi ha detto ma perché non fai così? Ma io inesperto, non so neanche usarlo ancora il computer, infatti ho qualcun altro che gestisce il sito per me. E abbiamo iniziato, ho detto, ma sì, perché no? Sono entrato in paese, ma questa ragazza, semplice, in sardo la ponerau. Oh, antu osta da per ustu www. Neanche internet, antu osta da per ustu www. Ehi, ma no, tanto. E lui. E l'abbiamo fatto, poi un po' la stampa ci ha aiutato, perché la cosa si vede ha avuto un impatto, poi in zona di Barbagia, essendo l'unico. E da lì siamo partiti piano piano e siamo arrivati al 2014, a oggi. Insomma, una buona fetta, siamo un po' in Italia ben messi, adesso stiamo iniziando anche Germania. Quante pecore sono state adottate? Allora, nel corso di questi anni, ma un 150, che poi sono rinnovabili o no, però è tanto il giro di gente che uno si crea. Per esempio oggi a Sottosorgio c'è gente che quest'anno magari non mi ha rinnovato l'adozione, però è qua a Sottosorgio e mi prende il formaggio. Lo scopo è sempre quello di far assaggiare i miei prodotti, poi che adotti una pecora o che non la adotti. E tu che cosa produci? Formaggio. Formaggio, ricotta, ricotta salata. E il formaggio di che tipo è? Semicotto. 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 Un formaggio semicotto. Sono state adottate anche, hai detto, all'estero, cioè sì. Uno quanto paga e che cosa ha diritto, a che cosa ha diritto una persona? Allora, adesso abbiamo fatto in Italia un conto, perché costa molto le spedizioni, diciamo. Allora, noi in Italia copriamo, facciamo un pacchetto, in Italia da 140 euro e ha diritto a 7 kg e mezzo di formaggio, poi dipende quello che c'ho, se ho la ricotta fresca e so che gli arriva in 3 giorni, che è a Roma, partendo da casa, da Mamoiada, a regola, con le spedizioni in 2 giorni, e gli metto magari la ricotta, quello che abbiamo, ho la ricotta salata e il formaggio, poco ma sicuro. Attestato di adozione, poi l'invito per la festa della tosatura, quello è, sono miei ospiti, infatti ce ne sono parecchi oggi, che sono miei ospiti della festa della tosatura. Ascolta, Mario, tu quante pecore hai? Beh, adesso abbiamo calato un po' perché mi devo, qua essendo in montagna d'inverno qua il pascolo non è che ci sia tanto e quindi bisogna integrare molto con i mangimi e ho calato un po', adesso sono a 160-170. Ascolta, invece oggi hai fatto la tosatura, ma la lana fino a un certo a qualche anno fa non aveva mercato, oggi ha di nuovo mercato? No, neanche oggi ce l'hai il mercato. Beh, con la bioedilizia. No. Che fine fa la tua lana? Dicono così, passano i commercianti, passano, la prendono per 50 centesimi
L'hai visto quanta birra c'è? Non riesco a pagarmi neanche la metà della birra. Eppure la lana insomma, si è lavorata, è tutto un giro, è come il latte. Siamo sempre in mani di altri e a me questo dà fastidio, la verità. Mario, tu sei figlio di pastori e sei pastore da noi sempre? Noi siamo da generazioni, noi siamo pastori da generazioni, ma noi ci siamo, c'è mio babbo qua, Subiato e babà e mio nonno, ma siamo da generazioni, noi siamo nati pastori. Allora, una domanda, è bello fare il pastore? Sì, e perché se no cosa faccio? No, ma voglio dire... No, vabbè, è bello. Hai soddisfatto? No. Ho soddisfazione quando riesco a vedere un mio padrotto che lo taglio, mi piace prima a me, poi gli piace anche agli altri. È dura, eh? È dura, non è facile, però è dura per tutti, per qualsiasi mestiere. È dura alzarsi la mattina quando qua su in montagna nevica, magari non riesci a passare col fuoristrada e devi partire col trattore e devi prendere foraggio e mangime, però... si vede che sono nato per fare il pastore. E altro cosa faccio? Per fare il formaggio hai delle attrezzature particolari oppure tutto... No. Come lo facevamo prima? Lapiolo, muri... Ah, no. Abbiamo anche il mini caseificio, l'aveva comprato mio padre. Però no. Sto realizzando tutto come si faceva prima. Giustamente con un po' di... Non è che faccio il fuoco a legna perché sennò mi affuma anche a me. Magari col gas, con i fornelloni, però tutto a... Tutto come più o meno veniva fatto. Ma Mamoiada vive di pastorizia? Mamoiada vive di pastorizia, di edilizia. E pastorizia adesso molta gente ha mollato. Molta gente ha mollato. Perché è dura rimanere. Perché ti devi alzare la mattina? Ma ti devi alzare la mattina, ma anche i costi. Io giustamente essendo in montagna devo integrare con i mangimi. Io ogni mese spendo solo di mangimi spendo 1.000-1.200 euro, solo di mangimi. Mungo a mani. Quante pecore mungi? Ma adesso come adesso ne sto mungendo 140, ma non è il fatto di mungere, è che qua siamo in montagna, non siamo in Campidano, che giustamente le annate le decide sempre su Deus. Però tu, Mario, sei un pastore che riesce ad aggregare tante di quelle persone, anche perché hai inventato questo premio a Mamoiada che ti ha reso... Ma di tutto, ma perché... E cosa fai? Ti fermi, ti arrendi. E giustamente io sono un altro pastore. Sicuramente morirò come pastore e cosa voglio fare? Ho la terza media, non ho studiato, non me ne pento, quello che ho imparato e sto imparando mi servirà. Io cerco anche a mie figlie, poi se vogliono studiare sono ben contento, ma se vogliono fare il pastore facciano quello che... Se un giovane volesse fare il pastore, come consiglio cosa... Che c'è da lavorare, da tenere duro, però se non ci crede... Se non ci crede, ma perché no? Perché no? D'altronde c'è tanta gente in giro. Io almeno la mattina quando mi alzo so dove devo andare, che vado a Mugno. C'è molta gente la mattina che si alza e non sa cosa fare. Io almeno so cosa fare. Io stamattina mi sono perso... Un pezzo di formaggio a casa c'è sempre, un pezzo di carne di pecora c'è sempre. Beh, noi sappiamo che i pastori non sono mai morti di fame. Adesso è molto importante mangiare, e ci sono molte città delle realtà, ma anche qua vicino. Noi è che nel giro delle nostre, del nostro giro, cioè Mamoiada, Fonni, Gabuia, Orgosolo, Uliana, Durgale, ci abbiamo molta solidarietà tra noi perché abbiamo ancora un bel po' di tradizioni. Ma se ci spostiamo un po' nelle città, anche a Nuoro, ti accorgi che la Caritas fa tanti pasti. Fa tanti pasti e la Caritas, cioè volendo arrivare a Ghana, a Nergai, ma c'è fame. Noi almeno di fame non saremmo ricchi, certo, a livello economico, però il mangiare a noi, già l'hai visto, non ci manca. Asco, per chiudere questa bella chiacchierata con te, quante persone ti hanno dato una mano stamattina? Io mi sono perso purtroppo la tosatura, siamo arrivati in ritardo. No, eravamo parecchi, no. Ma si fa con la forbice oppure con la tosatura? No, due, un amico di Orgosolo e di Oliana, loro con la forbice. Io con la forbice ho imparato quando avevo 15 anni, però l'anno dopo mio padre innovativo, mio padre aveva comprato le macchinette elettriche e dall'anno dopo io praticamente ho fatto solo un anno a forbice. L'anno scorso ho provato a prenderla, però sarà che un po' anche le braccia come mungo a mani, un po' mi... non è che sia molto a posto con le mani. E ho provato, però loro hanno tosato, io con la macchinetta con la macchinetta con l'elettrica vado. Noi ne facciamo anche 180 con mio padre in una mattina. La cosa più bella, la cosa che ti ha dato più soddisfazione finora, qual è stata? Del mio lavoro, che conosco gente come a te, come tutti gli amici,
Vedi oggi com'è. Oggi è il mio giorno. E chi se ne frega. Affanculo a tutto nella wood.